Ehi, Charlie, c'è qui il tuo avvocato con la cauzione. Digli che non sono in casa. Che cosa? Mi hai capito bene. Digli che non ci sono. Quell'uomo con la matita è il vero protagonista di questo film. Era uno scrittore versatile, critico sociale, umorista ed esperto. Si chiamava William Sidney Porter, ma da noi è noto con il suo nome d'arte. Molti di voi lo conoscono. O Henry. Sono scrittore anch'io. Mi chiamo John Steinbeck. Sono dell'opinione che uno scrittore debba essere letto, non visto. Ma Henry è morto e non può pronunciarsi. Chissà potendo se lo farebbe. Chissà se gradirebbe vedere i suoi personaggi sullo schermo. Johnny Valentine, lo scassinatore, a cui ricorse la polizia per salvare una bimba. O Cisco Kid, che anche i ragazzi d'oggi sognano di emulare, il Robin Hood del West. Lo stesso folklore americano si identifica con O. Henry, col suo coraggio, con la sua allegria, con i suoi tipi. Ci ha lasciati tanti bei racconti che è difficile scegliere. Eccone uno. Il poliziotto e il salmo. Volete vederlo? Comincia così. Quando l'oca selvatica sbraita la notte e le signore senza pelliccia raddoppiano in attenzioni verso i propri mariti, allora dite pure che l'inverno è a portata di mano e che è giunto il momento per ognuno di trasformare se stesso in un comitato di assistenza invernale per fronteggiare i rigori incipienti. Se oltre a ciò avete la cittadinanza onoraria dei giardini pubblici, come il nostro buon amico Sopi, il problema non è semplicemente arduo, ma tale da considerarsi un vero e proprio stato di emergenza. Sì, comandante, certamente, subito. Buongiorno, Trustel. Fa freddino, eh? Si gela, figlio mio, si gela. Ha già un programma per questo inverno, signor Throckmorton? Puoi chiamarmi Soppy, Orazio. Grazie, signore. Lo ha già. Ah, è naturale. Non vorrà tornare in prigione anche quest'anno. E perché no? È perché... le prigioni non sono più quelle di prima. Ne hanno fatto luoghi infrequentabili. Dice che oggi può entrarci anche il primo venuto. Mio caro amico, non prestar fede alle voci maligne che circolano. Per lunga esperienza posso assicurarti che la nostra bella città non vanta istituzione migliore del suo sistema penale. Lascia che te lo dica io, che sono un uomo di semplici, seppur raffinati gusti. 3 mesi in prigione, al riparo dal vento, dalla neve e dai randelli dei bruni arcangeli della legge. Buongiorno, comandante. 3 mesi, dicevo, con letto assicurato, vitto e amabile compagnia a spese dello Stato. È tutto ciò che chiedo alla vita. No, non lo so, Sopi. Per me la galera è galera. Sto pensando di andare in Florida io. La Florida, luogo detestabile, disgustosissimo carnaio, fatto solo per milionari e relativi parassiti. No, ormai da 15 anni un ospitale cella ben riscaldata è stata la mia residenza invernale. E io non cambierei una notte in cella con una crociera alle Hawaii. Un collega mi diceva che questa gente ha un magnifico ospizio in città per gli a carico tipo noi. Ringing in the sheet. Carità? No, grazie. Io preferisco sempre la legge alla filantropia. Per ogni beneficio ricevuto a titolo di carità bisogna pagare. Se non con soldi, almeno con mortificazioni dello spirito. Per ogni letto c'è il supplizio del bagno. E come se non bastasse, pretendono che tu preghi mattina e sera. E come farai a entrare in galera, Sopi? Oh, le vie del Signore sono infinite. Aspetta. Ehi, dica, quello è il mio ombrello. È suo davvero? Sì, io. E se chiamasse un poliziotto e mi denunciasse? Ah,
avanti, lo chiami, ce n'è uno all'angolo. Perché non lo chiama e gli dice che le ho preso l'ombrello? Allora lo chiamo io. Ma adesso... scusi, ma lo sa come succede? L'ho preso in un ristorante stamani. Per sbaglio, si intende. Se lei riconosce questo ombrello per suo, glielo rendo mille scuse. Delinquente. Beh, ci sono altri mezzi, amico. Ce n'è uno che unisce l'utile al dilettevole. Andiamo. No, 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 no. Vieni. Tu cosa ordini, Soppy? Oh, che ne diresti di un'anitra arrosto innaffiata con una bottiglia di Chablis, sempre che si intende debitamente invecchiato, eh? Anitra per colazione. Una signora colazione. Oh, dopo diciamo formaggio e caffè e un immancabile sigaro. Data la circostanza, penso che un sigaro da un dollaro sia ben intonato. Tutto un dollaro per un sigaro. Amico mio, in occasioni come queste non è ammissibile essere gretti. Attendimi in sala d'aspetto. Desidera? Un sigaro, prego. Ha preferenze per la marca, signore? La migliore. Sì, signore. È rimasto soddisfatto, sì? L'anitra è leggermente avvampata. Anzi, le consiglio di parlarne col suo chef. Oh, sì, signore, non dubiti, signore. Scadente. Sono i migliori che avete? Sì, signore. Sì, signore. Permette, signore? Il signore desidera altro? Solo il conto, la prego. Oh, sì, signore. Il conto! Il conto? Arriva! Ecco, signore. Grazie. Forse le interesserà sapere, buon uomo, che io e la più infima moneta del globo siamo completamente estranei. Che ha detto? Ho detto che sono al verde. E non stia lì impalato a mostrarmi le adenoidi. Vada a chiamare un poliziotto. Cosa c'è? Dice che non pagherà il conto, che non ha neanche un soldo. Neanche un soldo? Neanche uno. Chiama la guardia! Sì, chiamate una guardia! Chiamate una guardia! Aspetta! Ma che succede? Che cosa fate a quell'uomo? Dice che non ha un soldo. Dopo aver mangiato tutto quello che c'è in menù. È la verità? Beh, hanno omesso di dire che ho anche ordinato un sigaro da un dollaro, benché qualsiasi riferimento al tabacco fosse puramente casuale. È pane per i denti di un poliziotto! Lasciatelo, lasciatelo andare. Lasciarlo andare? Hai sentito cosa ho detto? Offre la ditta. Lei che c'entra? Chi ha chiesto la sua opinione? Poveretto, forse era affamato. Mettetelo fuori senza far chiasso. Qui non voglio scenate. Scenate? Lei non vuole scenate. Senti, Barbagianni, io non voglio la tua beneficenza. Sono un cittadino e mi appello ai diritti costituzionali. Esigo di essere arrestato, mi hai capito? Arrestato! Fuori! No, questo è contro la legge! Voi favorite la truffa! Fatemi arrestare, porci! Fatemi arrestare! Che è successo? M'hanno turlupinato. Sei ferito? Fisicamente no. È andata male? A causa di circostanze del tutto imprevedibili, sì. Ma non mi perdo di coraggio.
Due battaglie perdute non sono una guerra perduta. Si tratta solo di tentare un'altra via che non sia quella dello stomaco. Abbandoniamo questo nauseabondo quartiere. Portatelo via! Si è fatto male? No, grazie. Accidenti. Il suo ombrello. Si sente bene? Dovrei farle rapporto per questa buccia. Oh, mi scusi, signora. Caduta lei? Buonasera, mia cara. Non si annoia un poco a giocare alle signore così tutta sola? Non preferirebbe venire a giocare a casa mia? E perché no, se mi offri da bere? E la cuginetta Fanny? Io temo, mia cara, che ci sia un errore. Errore? Che razza di errore? Sì, io debbo farle le mie scuse. Scuse per che cosa? Per averle fatto credere che potevo offrirle da bere. Io non ne ho la possibilità, non ho neanche un centesimo. Ehi, come sarebbe voi pigliarmi in giro? Neanche per idea, cara. Cerco soltanto di riparare al torto che le ho fatto. Un torto dovuto, aggiungo, a ragioni che la sua giovane e inesperta mente non potrebbero mai comprendere. Dato che i miei mezzi sono limitati, io non posso che chiedere il suo perdono e forse convincerla ad accettare, quale segno del mio riguardo, l'ultimo avanzo di un'inestimabile fortuna, con i miei rispetti ad una vaga e deliziosa signora. Che succede qui? Che voleva? M'ha chiamato signora. Pensaci. A migliaia si gingillano coi loro dannati randelli consumando il loro dannato marciapiede alla faccia di chi paga le tasse. Per tutta la giornata ho infranto la legge sotto il loro naso e neanche uno solo, dico, ha alzato il dito per impedirmelo. Sono tentato di scrivere al Parlamento. Te ne ritorni nei giardini stanotte, Soppi? E dove devo andare? Ah, non c'è nessuna fretta. Senti questa musica. Io l'ho già sentita da qualche parte. Questo potrebbe essere l'orto della chiesetta di campagna dove entravo da bambino. Ai tempi in cui la vita racchiudeva cose come mamme e fiori, ambizioni e amici, pensieri immacolati e bianchi colletti alti con il fiocco. Entriamo a goderci un momento di pace. Io? Il portale è aperto e un invito a entrare.
Che ti piglia, Sopi? Scusa. Non ti senti bene, Sopi? Forse domani andrà meglio. Forse se provassi in qualche altro posto, come al parco municipale o alla stazione. No, non ci sarà un altro domani, almeno non come lo immagini tu. Questo capitolo della mia vita è finito. Sei sicuro di star bene, Sopi? Perché non torni dentro e ti rimetti a sedere, eh? No, non è il mio corpo che è stanco, è lo spirito. Per la prima volta in vita mia io ho visto l'orrenda fossa in cui sono caduto, la degradazione, gli insani desideri, le morti illusioni, i giorni perduti, i pilastri su cui poggia la mia inutile esistenza. Non volevo dirtelo, Sopi, ma ho 30 sensi che mi ha dato una donna. Ti pago una birra. Ma non di birra, ho bisogno di speranza, di fede, della certezza che non è ancora troppo tardi per tirarmi fuori dal fango, per tornare ad essere un uomo, per trionfare sul demonio che ha preso possesso di me. È meglio andarsene, Sopi. Se qualcuno ti sentisse che parli così, te lo immagini che succederebbe? Comincerebbero a pregare per noi. Ah, ma sono in tempo, sai. Sono ancora relativamente giovane. Risorgeranno le antiche e sane ambizioni e le perseguirò senza vacillare. Lascerò questa vita di dissolutezza, di inerzia. Domani rientrerò nel turbine della metropoli e troverò lavoro. Mi sovviene che un pellicciaio mi aveva offerto una posizione. Dovrei avere il suo biglietto da visita, così andrò a trovarlo. Gli esporrò il mio caso, implorerò il suo aiuto. Sì, è questo, caro. Rivedo il suo volto gentile. Gentiluomo, come pochi ne ho conosciuti. Lui mi darà lavoro, mi aiuterà a ricostruirmi una vita, a diventare qualcuno nel mondo. Va bene, ora vieni. Eh? Che ho fatto? Come andare? Lo so io, cammina. E non cominciare con discorsi difficili o ti rompo il cranio. Avanti, su, cammina. Vagabondaggio, colpevole o innocente? Il vostro onore, col permesso della corte... Ah, è quello con lo scilinguagno l'ho sciolto, eh. Dove l'hai pizzicato? Era uscito di chiesa. Di chiesa? Vostro onore, ero entrato per rinfrescarmi l'anima. Esco testé da una profonda crisi spirituale, sono un altro uomo. Io oggi ho deciso di trovarmi un lavoro. Aveva candelabri addosso? Oh no, vostro onore, le assicuro. Tentava forse di rubare la cassetta dell'elemosina? Oh no, no! Non gli ho trovato niente addosso, neanche un centesimo. 90 giorni. Ma per cosa? Vagabondaggio, mancanza di mezzi di sostentamento. A presto. Henry scoprì le prigioni nel modo più scomodo, in prigione, su una branda di ferro, ascoltando i compagni di cella. Non si ritenne mai superiore alla gente di cui scriveva, ed è forse questa sua umiltà che ci fa leggere e rileggere i suoi racconti. Ve ne racconterò uno fra i più belli, il Clarion Call. Metà di questa storia è registrata negli archivi del Dipartimento di Polizia, dell'altra metà non esiste traccia. Si svolse dietro le porte della redazione di un giornale di New York, il Clarion Call. Oh, bentornato. Com'è andata? L'ho ingabbiato. Bene. 8 più 18. Ciao, capo. Oh, Barney. Un falsario consegnato alle prigioni di Libor, nel Kansas. Sono sfinito. Ah, lo credo. È un bel viaggio, ammanettato per 5 giorni. No. Molto meno. Appena fuori Newark gli ho tolto i braccialetti. Aveva 70 anni, andava a crepare là. Per lui era l'ultima occasione per sgranchirsi la gamba. Sei abbacchiato. Va a riposarti, torna lunedì. Grazie. Nelle scarpe del vecchio hanno trovato altri fasulli. Il direttore del carcere ha detto di consegnarli noi alla tesoreria. 100 biglietti da un dollaro.
sapeva fare. Sono quasi perfetti. Lo ha tradito il ritratto. Il bravo uomo aveva fatto al presidente la riga a sinistra. Diceva che stava meglio. Hai firmato tu, tienli tu. Li manderemo giù lunedì. Va a riposare. Grazie. È tuo questo lapis? No, è l'unico indizio del caso Norcross. Omicidio e rapina, è successo quando eri via. Tutto il resto non serve a nulla, neanche un'impronta. Deve essere un assassino in trasferta, i sistemi dei nostri li conosciamo. Sembra di valore, dove l'hai trovato? Sul tappeto della stanza di Norcross, l'ha persa chi l'ha ammazzato. C'è scritto qualcosa. Sì, corse di Camptown, 4 luglio 1901. Ti dice qualcosa? C'è la canzone, le corse di Camptown. Posso occuparmene un po' io? Sicuro, sicuro. Se speri di cavarci qualcosa, è l'unica traccia. La cantavo anch'io ai bei tempi. Corrono la notte, corrono il dì. È un buon pezzo per quartetto. Scusi, lei conosce Johnny Kernan? Chi? Kernan, Johnny Kernan. No, mai sentito nominare. Grazie. Posso esserle utile? No, grazie. C'è. Johnny Kernan. Ma è qui solo da una settimana. Forse sarà un omonimo. È proprio lui. Senta, ho eseguito degli ordini. La prego, non mi metta nei guai. È il più bel lottatore che abbia mai visto. Appena l'arbitro non guarda, li sdraia. Dammi una birra. Arriva. Come va con le corse? Bene, bene. Oh! Chi sono? E noi in avanti, chi sono? Chi sono? Chi c'è sono? Poco da indovinare. Ciao, John. Un grand'uomo. Barney Woods. Mi avresti riconosciuto dovunque da quel colpetto. Anche in capo al mondo. Fagliene un ardito, siamo vecchi amici, si chiamavano i siamesi. Ne sono passati, Barney? Sì. Ha ordinato una birra. L'ha già finita quella. Ora dagli da bere sul serio. Sì, signore. Cretino. Avrei voglia di farti inghiottire i denti. Come va la vecchia gang giù all'albergo? Ti vedi con Charlie Jean? Li ho persi di vista da anni. È parecchio ormai che vivo qui. Sul serio? Beato te. Io sono di passaggio, parto per Chicago stanotte. Di, che cosa ne è stato di... Ezel, si chiamava così? Sì, l'ho sposata. No, scemo. Ma questa dovrei una masdata di mocciosi. È un gran posticino quell'albergo Stella dell'Unione. Ricordi Webb lo sganasciato, eh? E le canzoni, almeno un centinaio ne avevamo messe su. Ehi tu? Sì. Conosci Sweet Genevieve? Un poco. Un poco, cretino. Non esiste una canzone come quella. Dove la metti, corse di Camptown? È vero, è vero, è vero. Senz'altro la più bella. La conosci? Sì, la conosco. Sì, lui e io ci abbiamo vinto un premio. Col quartetto a una festa campestre. Avanti, attacca. Coraggio, apri il gargarozzo. Attacca. Vuoi cantare? Canta. Canta, avanti. Camptown ladies sing a song, do-da, do-da. Camptown racetrack 5 miles long, oh, do-da day. Why run all night, why run all day? I bet my money on a
bobtail nag. Somebody bet on the base. Accidenti, sei bella. Ci sarebbero voluti anche il dottore Jones se ti rinforza. Avanti, animale, batti le mani, siamo stati bravi. Battile! Così. E ora cuore del mio cuore. Ora no, Johnny. Perché non andiamo a farci due chiacchiere? Certo, certo. Una rimpatriata. Sali da me, ho una bottiglia, le tiriamo il collo. E torneremo come ai vecchi tempi. Ne dubito. Acqua passata, però possiamo bere lo stesso. Certo. Che ci fai tu qui? Sbaracca, sbaracca! In camera tua, vogliamo discorrere. Posso restare a discorrere anch'io? Fuori o ti ci mando senza toccare terra! Così vanno trattate. Ancora? Il gattino. Almeno qualcosa dovrò fare. Ah, il gattino. Ciao, e ora fuori. Ed ora il carburante. Eccolo. Per essere solo di passaggio non ti mancano le comodità. La bottiglia portata di mano l'ho sempre io. Aspetta, da una pulita a questo bicchiere. Su, allora aggiornami. Lavori sempre negli alberghi? No, Johnny. Nella polizia. Sono un detective del 16° distretto. Oh. Ma senti, senti. Il bravo bambino. Hai imbucato la strada giusta. Ancora ricordo, Barney Watts, il primo della classe, condotta 10. E tu, Johnny? Sei sempre in movimento? Tiro a campare. Io non ero il primo della classe. Ti offro anch'io qualcosa. È tua. La mia è a casa. Ah. Eravamo un bel quartetto, eh? Il primo premio che prendemmo, 4 matite d'oro. E dove sarà finita quella del dottore? Oh, non lo so. Ma la tua era sul tappeto della stanza di Norcross. Pappagotto, Johnny. Un momento, amico. Picchio sempre meglio di te. E ora alzati. Togliti la giacca. Buttala qui. Ricorda che sono nato sempre qualche minuto prima di te, Barney. Ma cosa t'è entrato in corpo? Sapevo che laggiù ti eri messo nei pasticci per qualche rapina. Ma uccidi... Smorza! Smorza, smorza! Non farmi sentimentale per un bacucco che non conoscevamo né tu né io. Ma rivoltella o non rivoltella, ti devo portare dentro. Perché? Perché, eh? Sei tu l'unico che poteva associarmi a quella matita. E allora? Allora possiamo benissimo far finta di non averla mai vista. Mi dispiace. Tu dentro non mi ci porterai. Perché? Se fossi me potresti farlo, ma tu no. Riesci in condotta. Il tonto Barney Woods. Hai un debito da saldare. Non contare su cose successe tanti anni fa. Non ne passeranno mai troppi per te, Barney. Non sono stupido. Sarà sempre come se fosse oggi. La saletta dell'albergo Stella dell'Unione. L'ora, la notte
È la birra che ti combinò lo scherzo. L'hai davanti agli occhi, anche ora. Il pasticcio in cui ti eri cacciato, ricordi? Non potevi permetterti di perdere soldi che non avevi. Ti avevano già dato la condizionale. Eri stato cattivo, ma la legge era stata di manica larga. In fondo non avevi fatto che un passetto falso. Ma non te ne erano permessi altri. Il penitenziario giù a Harrisburg era un po' troppo vicino. Un'altra svandatina bastava procurarti un passaggio in treno e un nuovo tipo di vestiario. Altro che sbandata quella sera. Firmasti un assegno per $1,000 che non avevi. La mattina dopo non sapevi a quale santo votarti. Eri nei guai, Barney. Eri nella morsa. Avevi cominciato a perdere. E non ti illudere, avresti continuato a perdere. Perché una volta passato dalla porta di servizio, dal portone, non ci passi più. Ma io pagai per te. Tu balbettasti, dicesti che non sapevi quando avresti potuto rendermi. Ti dissi che avrei aspettato. E ancora aspetto. Ora voglio i miei $1,000. Un giorno me li darai, ti dissi. Ed è arrivato. E adesso vogliamo bere? Avanti, avanti, te lo puoi permettere, pago io. Oppure non bevi in servizio, eh? Questurino. Ma guardati. Questo vestito, quelle scarpe. Neanche il 10% potresti rendermi. Quanto fai, 40 al mese? Qualche cosa di più. Tu eri nato poliziotto, hai sempre tenuto il cappello in mano. Hai finito? Sì, se non puoi pagare. Sarà per un'altra volta. Se tu avessi del fegato mi porteresti dentro subito. Ma quel piacerino che ti ho fatto in passato ti serra il gozzo. Sta lì a ricordarti che bambino cattivo sei stato. Se ti batti qualche quattrino, fatti vivo, Guarda chi c'è, il grand'uomo. Siediti, voglio pagarti da bere. Salve, Giorgio. Non ho mai conosciuto un buon ladro che bevesse, scioglie la lingua. Questa è una serata eccezionale, eccezionalissima. Stanotte io prendo l'espresso per Chicago. Mi hai pedinato fin qui? No, no. Ho una parte dei soldi, Johnny, circa $300. Li devi prendere. Non scherziamo, non scherziamo. Un debito è un debito. Se devi dare a uno la mano, non gli dai mica il mignolo solo. Gli dai tutta la mano. O un migliaio o niente. Ascolta, quanto credi di tirare avanti con questo sistema? Accetta un consiglio. Costituisciti. Fai qualche anno ed esci. Sono già fuori, sono libero, non lo vedi? Sei tu l'unico che può mettermi le mani addosso. Ti sbagli di grosso. Gli schedari della polizia non vanno al macero. Qualcuno prima o poi ti stringerà in un angolo. No. Potrà essere chiunque, dovunque. Ecco, potrà essere qualcuno come lui. Sì, lui potrebbe smascherarti. E chi è? È David Bascom. Il redattore capo del Clarion Call. Giornalai, manica di cretini tutti quanti, non sanno nulla loro di me. Ehi, sei un redattore capo? Lavoro in un giornale. Siete voi che risolvete tutti i delitti, eh?
E allora per il delitto Norcross che avete scoperto? Uno dei nostri continua ad indagare. Uno dei vostri, un tirapiede dei questurini. Che ha fatto, che ha fatto quello? Ha parlato col tassista tra la 34esima e la 35esima? No, neanche per sogno. Ha parlato con la signora del palazzo di faccia che vide un uomo entrare nella casa? No. I cretini non hanno fatto nulla di buono, nulla. Nulla. Ha finito? Non è abbastanza. Loro risolvono i delitti. Non troveresti un sasso in una mano neanche a dirmi in che mano è. Cavrettino. Hai fatto uno sbaglio. È uno dei pezzi grossi del giornalismo. Oh, non crederei mica che quello che ho detto fosse vero. Del tassista e della signora di rimpetto. L'ho preso per il bavero. Ho solo voluto dimostrargli quanto era cretino, ecco tutto. Ho paura che tu sia troppo intelligente per noi. Sono stufo di vederti, Barney. Sbaracca. Auguri, Johnny. Non lo dici sul serio. Ti sbagli. Non ti augurerei del male. Ne avrai a sufficienza. Passavo da queste parti e poi le devo parlare di una cosa personale. Un minuto e sono da te. Senti, questa è la terza volta in due settimane che sei stato fuori. Allora, Barney, che mi dovevi dire? Barney! Andiamo di male in peggio. Siamo arrivati al culmine. Assassini, ladri, criminali d'ogni specie stanno coprendo di ridicolo le forze di polizia. Sta diventando una farsa pubblica. Scusi, signore. C'è un uomo del dipartimento di polizia. Vuol vederla, dice che è urgente. Fallo entrare. Salve, Barney. Direttissimo per Chicago. Omar, Denver. Vieni, che carbone. Ho qualcosa per te. Dove li hai presi? Un poliziotto come te dove li trova? $1000 in biglietti nuovi. Lascia andare dove li ho presi, contali. Mi fido di te. Mi fido. L'importante è
Come restiamo noi? Restiamo pari. Giusto, 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 giusto. Così punto e da capo. Su, portami dentro. Ora sì che veniamo pari. Auguri, Barney. Risparmia la fatica. Hai il percussore guasto. Me ne ero accorto quando te l'ho lasciata su in albergo. Credesti proprio che ti avessi resa una rivoltella buona, eh? Dammi qua. E adesso fuori. Fuori! Passaci sopra, cretino. O'Henry nacque nella Carolina del Nord. A 20 anni si trasferì nel Texas. Girò per tutti gli stati del Sud-Ovest, fino al Golfo, fino alle repubbliche delle banane del Centro America. Aveva 40 anni quando andò a New York e amò quella città. La chiamò Baghdad sulla sotterranea. A New York ritrovò le 1001 notte. Vediamo questo racconto che gli intitolò L'ultima foglia. Località, il villaggio di Greenwich. Condizioni atmosferiche e tormenti. In questo villaggio, dove i fitti erano bassi e altissime le aspirazioni, miseria e ambizione si tenevano per mano. La vita procedeva, la morte procedeva e qualche volta l'amore si fermava. Signorina, questa è l'ora di tornare a casa. Sua sorella era rabbiosa, stava per chiamare la polizia. Susanna! Susanna! Joe!
Come va, dottore? Polmonite. Tornerò domattina. Grazie, dottore. È molto grave? È giovane. Non c'è ragione perché non debba superarla. Buongiorno. Buongiorno. Polmonite. È tutto per quello attore. Le avrò detto di piantarlo 100 volte. Io conosco quegli uomini come miei colori. Signor Berman. Oh, sì, ascoltavi me. Un uomo che conosce tante cose, che è stato dovunque, che ha visto tutto. Signor Berman, la prego. So cosa pensate di me, lei e sua sorella. Io sono vecchio gufo che sta di sopra e fa tanta bacana quando cammina. Signor Berman, per favore, volta cere. Perché così eccitata? Ha sentito cosa ha detto il dottore? Che è giovane, supererà e starà bene e servirà di lezione. Lei resti qui, a questo penso io. Tanto dovevo uscire per andare alla galleria. Grazie. Signor Bernard, dica di segnarlo al farmacista. Sì, attori. Io odio attori più di veleno. Dice il dottore che non è niente, qualche giorno di letto. Mi ha detto che andresti sculacciata per essere uscita con quel tempo. Susi, ho tanta vergogna. Vergogna di che? Di piuttosto orgoglio ferito. Di qui a 6 mesi ne riderai se non avrai già dimenticato. Ora chiudi gli occhi e fai la nanna. Non posso. Sciocchezze, sì che puoi. Ma non capisci. Io non ti ho detto tutto. Di Sheldon e di me, Susi. Sarebbe stato inutile. L'avevo già capito da sola. Cosa vuoi pensare di me? Io mi sento... Senti, cara, non sarà la fine del mondo perché... Perché hai fatto uno sbaglio. Quello che ci vuole per tutte e due è di cambiare ambiente. Torno a prendere in 5 minuti. Altro quadro. No, ascolta, Boris. Devi credere alla parola di un uomo che è povero suo malgrado. Ho fatto esattamente ciò che mi hai detto di fare tu. Comprato un melo, comprato un pere, comprato una banana. Ho messo tutto in un vaso e cominciato a dipingere. Come avevi detto tu? Guarda, un altro Berman. Oi, 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 Berman. Forse tu precorri i tempi, forse nel 1950 capiranno cos'è e che significa, sia quel che sia. Ma ai miei clienti piacciono solo i quadri che riescono a capire. L'arte deve essere comunicativa e la tua non dice niente a nessuno di quelli che vengono. Ascolta, qui. Boris, quel che c'è sui tuoi muri è una macchina fotografica, lo farebbe meglio. Lo so, d'accordo. Non c'è paragone. Per una volta, perché non dipingi qualcosa che la gente guardando possa capire ti cos'è? Ti prego di farmi un grande favore, non dirmi come dipingi. Oh, non ti prego, siamo vecchi amici. Prova ancora. Torna a casa e dipingi una mela, una banana, una pera. Non posso! Perché no? Le ho mangiate. Senti, lo compri questo Berman se ti do la mia seconda parola d'onore che proverò ancora. Va bene, $3. $3 per un Berman? Gli hai sempre pagati 5. Gli affari vanno male. Beh, e allora non puoi spendere neanche $3. Morirò di fame fino a 1950, se necessario.
$3 per un Berman. Sempre lo stesso. Ecco, è pronto. $2. Metto in conto signorina Goodwin. Goodwin? Mi dispiace, non si fa credito. Cosa c'entra adesso credito? Ragazza malata, lei parla di credito? Io sono impiegato qui, ricevo degli ordini. Va bene, l'incarti. Tornerò in un minuto. Io sto per ricevere un piccola eredità. Ho curato centinaia di malati, figliuola. Con certi si ottengono miracoli. La loro volontà di vivere è per loro il migliore dei medicamenti. E c'è anche la volontà di morire. Potrei salvarla, sua sorella, se lei volesse. Ma non vuole. La ragione mi sfugge, però se non mi aiuta... Non si sbaglierà, dottore. Essa ha tante ragioni per vivere. Se riesce a convincerne lei, supererà la crisi. Ma io di più non posso fare. Bene. Il brodo sarà caldo fra un minuto. Non lo voglio. Un'altra. Cosa? Sai che è strano? Cos'è strano? Oh, le cose che si notano quando si è malati. Cose che prima non hai mai notato. Quali cose? Come quelle foglie d'arrampicante su quel muro. Che cos'hanno? Ieri sera le contavo. Erano esattamente 21. Non trovi che strano? Perché strano? Non capisci. Io ho 21 anni. Ora ce ne sono 14 sole. Sto ringiovanendo. In un giorno o due cadranno tutte. E quando cadrà l'ultima foglia? Anche questo è strano. Come tutto vive e muore. Oh, ma è tanto bello vivere, Joe. Tu ne sei convinta, vero tesoro? Sono tanto stanca, Susie. Fa un sonnellino. Ti farà un mondo di bene. No, non chiudere. Ma non puoi dormire con la luce. Io voglio guardare fuori appena mi sveglio. Mi prometti che cercherai di dormire? Cercherò. Vecchio odioso. Non mi disturba, Susie. Ma disturba me.
sta sua sorella? Se lei stesse a cuore, non avrei dovuto salire quassù. Oh, sì, sì, so, so, faccio troppo fracasso. Ma vede, quando dipingo, mi arrabbio tanto con me stesso che io dimentico tutto. Da sempre tanto male? Pensavo che a questa ora... No. Ma cosa non va? Non lo so. Ha preso una specie di fissazione con quelle foglie. Quella del rampicante della corte. Che genere di fissazione? Lei crede che... È difficile spiegarlo, ma... Ha la convinzione che le foglie abbiano a che fare con la sua vita. Che... Quando cadrà l'ultima foglia... Lei morirà. Susanna, ma questo è assolutamente pazzesco. Lo so, sembra assurdo, ma... Se l'avessi sentito dire da lei proprio adesso... Senta, lei è stanca. Tutte queste notti senza dormire, con queste idee, si ammala anche lei. Ma se l'avesse sentita... Forse ha ragione. Forse non ho la testa a posto. Che stanchezza. Ora vado da sua sorella. Io le prometto che me ne starò zitto come un topo. Un topo morto, eh? Ehi, non più quelle idee pazze. Va bene. Foglie non significano niente. Tu guarirai presto, tesoro, guarirai. Domattina sapremo. Io sono ubriaco un pochino. Avanti, canti. È un giorno di festa. Cosa importa di Joe a lei? Lei ha fatto tutto quello che poteva per non farla guarire. Non le chiedo di perdonarmi. Io voglio solo che lei comprenda. La prego, se ne vada. È soltanto oggi che... Per prima volta ho finalmente capito cosa che sono io. Uno pittore da $3. Non più, non meno. I miei quadri non hanno nulla da dire a nessuno. E so perché. E perché io non ho nulla da dire. E quando uno artista sa questo, non gli resta altra cosa da fare che buttarsi in fiume. Mi perdoni, signor Berman, sono tanto sconvolta in questi giorni che non so quello che dico. Non si preoccupi. Lei, cara, non ha detto nulla che non fosse vero. Cosa possiamo fare? Aveva ragione per le foglie. Ne è rimasta una sola. Domattina sarà caduta e quando John si sveglierà... Ma cose simili non possono accadere, vero? Non possono accadere. Si faccia coraggio. E se le preghiere di un vecchio gufo conteranno, sua sorella guarirà. Stia tranquilla, guarirà.
aveva. Una Susanna, sono qui, Gio. Fammi vedere le foglie. No, ora no. Voglio sapere. Dopo, Gio, dopo. Te ne prego. Coraggio, nonostante la tormenta, ti sembra niente. Se una piccola foglia ha potuto resistere, resisterai anche tu. Come si sente? Ho fame, dottore. Evviva, dopo tanto un discorso sensato. Un po' di brodo. Sì. Bene, io torno a vederla stasera, eh? Giusto per salutarla. Potresti darmi il mio specchio e la mia spazzola? Oh, Susy. Cos'è successo? Vado a domandare. È stato, signor O'Brien? Portano via il vecchio, quell'artista dell'interno 3B. Il signor Berman? Sì. Era sbronzo ieri sera, barcollava sulla neve. Poi l'ho visto accovacciato in terra, come un cane o roba simile. Ma che gli è successo? Un vecchio di quell'età, per ore sulla neve, il cuore non ha retto. L'hanno trovato stamattina, morto. No, oh, era pazzo, come tutti gli artisti. Immagini, nel cuore della notte mi bussa per chiedermi una lanterna. In fondo però era un buon diavolo. Sapete, io dormivo quando lui ha bussato. Ah, e sì, mi sono un po' impressionata. Perché... Cos'era successo? Berman? Sì. Poveretto. Che è successo? È morto stanotte. Oh. Povero Berman. Sì, povero Berman. Sentiremo la mancanza del suo fracasso. Quando saltava per la stanza rompendo tutto ogni volta che dipingeva. Abbiamo perduto un vero amico, Joe. Peccato che non valesse molto come pittore. Non sono mai riuscita a raccapezzarci nulla in quello che dipingeva.
credemi, sbagli, Joe. Era un grande artista. Un giorno ti dirò quanto grande. Henry fu alternativamente farmacista, cowboy, ragioniere, cronista, editore. Per lui qualsiasi esperienza era valida. Ed ora il riscatto di Capo Rosso. Si svolge nell'agreste Alabama, nei primi del Novecento. Sei miglia dalla nostra destinazione, proprio alla distanza ideale. Diamo un'occhiata da quella parte. Mi sembra un posto abbastanza grazioso. A me no. William, questo è un nascondiglio ideale. Guarda, una caverna, acqua corrente, tutti i conforti di una casa. Oh, non mi sono mai piaciute le case senza porte. Oh, un bel posticino, quieto per un breve soggiorno. Già quieto. Slick, hai mai dormito all'aperto? William, non mi dire che ti fa paura la campagna. Non c'è niente che non mi faccia paura, figurati la campagna. Ogni volta che vedo... Che è quello? Che cos'è? William, non mi fare il bambino. Sarà uno scoiattolo, un gatto, roba così. Fa qualcosa, mandalo via, muoviti! Tu, via, Miccio, via. Via, su, bel micino, vattene. Su, Miccio, vattene. Hai visto? Tutto sta nel non aver paura. Ma io ce l'ho. Non far mai capire alle bestie che hai paura. Non serve, tanto dice che loro lo sentono. Avanti, scarichiamo le provviste e andiamo in città. Lo sai, Slick, sarà meglio rinunciare a questo piano. Mi angustia. Perché? Il rapimento è una cosa grave. Non si può andare in giro a infilare sacchi in testa al prossimo. Non ti preoccupasti tanto quando vendemmo le azioni dei pozzi di petrolio a Peoria. Allora fu diverso. Trattavamo con degli amici, li conoscevamo intimamente. E poi i pozzi di petrolio hanno un che di impersonale. Sarà che non ne ho mai visti. Un pozzo di petrolio è un buco in terra circondato da sanguisughe. Sì. Ma per me il ratto non è l'ideale per far soldi. Beh, questa è tutta una questione di opinione. Resta vedere chi di noi è più furbo. Quante volte sei stato in prigione tu, William? 6 volte. Io, giudicato 2 volte e a piede libero. Devo aggiungere altro? Non mi piace, coi bambini di mezzo... Ci servono i soldi. Abbiamo tutte quelle belle azioni della miniera d'oro che hai stampato tu e senza una pepita non si vendono. E Joe Collins ha una pepita grossa come un ananasso. Dobbiamo trovare i soldi per comprare quella pepita. Non ti fa credito? Non più. E insisti che il ratto sia l'unica soluzione? William, per un rapido sicuro ritorno di capitale non c'è nulla che stia alla pari con il ratto. Io guardo al ratto come a un'attività più proficua del frodare vedove e orfani. E questo è particolarmente vero qua giù in questo popoloso centro rurale, poiché qui gli indigeni esasperano una delle debolezze umane, l'amore per i figli. Troppo rischioso. E se rapisci un orfano? Chi paga per riaverlo? William, non essere così pessimista. Ma che ne sai tu di bambini? Una cosa sola, i bambini debbono fare quello che dicono i grandi, perché noi siamo più grossi di loro. Non mi piace. Non temporeggiare, William. Ora finiamo di scaricare questa roba e poi andiamo in città a procurarci la vittima.
Buongiorno, gente. Buongiorno. Ci dareste un po' d'acqua per l'automobile? E alcune informazioni anche. L'acqua ve la mette Pietro. Che volete sapere? Una gran bella campagna avete quassù, eh? Bella davvero. Ah, sì? E se uno volesse comprarsi un po' di questa terra, a chi si rivolge? Prima di tutto, perché la volete comprare, la terra? A cosa la coltiva? È terra magra. La terra la vorrebbe in piano o in collina? Qual è meglio? Beh, dipende da cosa ci volete seminare. Terra in piano. Perché non provate da Oronzo d'Orsè? Ha più ettari lui di tutti noi altri messi insieme. Ma perché la volete comprare, la terra? D'Orsè? Di quale D'Orsè si tratta? Beh, di D'Orsè ce n'è uno solo, è Oronzo. Sì, ha sposato quella di Arboro. Ma perché la volete comprare, la terra? Ha sposato una di Arboro. Ah, sì, me lo ricordo. E è stata poi benedetta con l'unione? Come? Ti dico, hanno avuto bambini? Sa quegli affarini che la gente si ritrova dopo sposato? Ah, sì, credo si possa dire che ce l'hanno a un di prezzo. Sì. Qual è il significato di questa oscura risposta? Beh, io credo che uno potrebbe chiamare Gibbo bambino se uno volesse. Gibbo? Gibbo. Lo chiamano così. Ah, è un maschio. Sì, io credo si possa chiamarlo maschio. Sì. E quanti anni ha? Gibbo ne avrà 10 ora. Ha una gran bella età per un maschietto, no? E dove ha detto che abitano ora i D'Orsè? Non l'ho detto. Giù per il sentiero, c'è una casa bianca coi vetri rotti. Ma prima di tutto, perché la volete comprare, la terra? Troviamo la vostra conversazione un po' limitata, ma molto incoraggiante. Grazie. Grazie mille, grazie brava gente. Speriamo di rivederci in seguito. Grazie figliolo. Anna Rosa, è meglio che ti rinchiudi in camera finché i forestieri non sono usciti dal paese. Oh, babbo! Oh, come ha detto che era quella casa? È una casa bianca con i vetri rotti. Ah, sì. Già si mangia? Sì, se non aspetti che torni Gibbo. È in ritardo anche oggi. Quando è andato fuori? 4 notti fa. Dovrebbe avere fame a quest'ora. Metterò la scodella anche per lui. E eccolo che arriva. Oronzo. Sono arrivati due con un'automobile. Davvero? Mi venisse una... Stanno ficcando un sacco in testa a Gibbo. No. Se lo stanno portando via. Devono essere forestieri. Di certo. Mettiamola a sedere qui. Ti senti bene, Gibbo? Ora senti, se vuoi che non ti leghiamo, prometti che sarai buono e che non scapperai. Mi hai sentito? Ho detto, mi hai sentito? Sei spaventato? Va bene, se vuoi essere legato. Ora ascolta, Gibbo. Tu sei nelle mani di due uomini spietati e devi rigare diritto. Dico bene, William? Ah, sì, bisogna che righi dritto. Sì, tu devi... metti via quel coltello. Buttalo via. William, toglili subito quel coltello. Provvedi tu. Gibbo, William e io abbiamo deciso che lo puoi tenere. Sei contento adesso? Non mi piacete.
Come, come? Ho detto non mi piacete. Gibbo, tu non devi aver paura di noi. Siamo amici, no? Ora arrivo giù in paese e lascio un bigliettino nella cassetta della posta di papà. E se lui ci darà la sommetta che domandiamo per te, tornerai a casa immediatamente, sano e salvo. Hai capito cosa ho detto? Permesso un attimo, Gibbo? Quanto ne vuoi chiedere? Beh, intendo cominciare con un $2,000. 2,000? Ma non sopravvaluti le grazie del fanciullo. Il brutto con te, William, è che non comprendi la natura umana. Più nera è la pecora e più presto la riscattano. E se mi intendo di pecore, noi siamo in possesso di un esemplare da fiera. Se paga $2,000 per questo è pazzo da legare. Ho sentito cosa hai detto. Non mi piaci, però non sei fesso. Grazie, Gibbo, grazie. Senti, i soldi non sono tutto. Per me 2,000 sono troppi. Forse hai ragione, scenderò a 1,500. Beh, è meglio che io vada, lascerò un biglietto nella cassetta dei Dorsey appena farà buio. E quanto starai via? Santo cielo, William, non avrai mica paura di rimanere con questo marmocchio. Sì, perché non mandi William e resti tu? È un'ottima idea. No, è troppo tardi, Gibbo, ormai i piani sono fatti. Non sarà meglio legarlo e andare noi due? Senti, hai già acceso il fuoco, da Gibbo qualcosa da mangiare e fai amicizia con lui. Farci amicizia. Oh, ritorna presto, eh? Oronzo. Che? C'è uno che mette roba nella cassetta della posta. Me l'aspettavo. Vuoi che vada fuori a prenderla? Non importa, siamo in tempo domani. William, il biglietto è a destinazione, non ci rimane che attendere gli eventi. Beh, abbiamo fraternizzato con Gibbo? Slick, resta dove sei, non fare mosse false. Cosa succede, William? Se ci fosse più luce vedresti che nella mano sinistra Gibbo ha il mio orologio d'oro e nella destra un grosso sasso atto ad enormi distruzioni. Ti prego, non essere impulsivo. Via, Gibbo, è il modo di comportarsi. Io domani... Tu parli troppo per il mio carattere. Sì, Gibbo. Come ha preso l'orologio? Stavo mangiando e all'improvviso mi ha ficcato una patata bollente nella schiena. Poi l'ha schiacciata col piede. Perché? Per una divergenza di opinioni. Voleva che lo chiamassi Caporosso. Caporosso? Sì, voleva giocare agli indiani e a me non andava. Non vedo perché non potesse assecondare il nostro piccolo ospite. Se non avesse voluto scotennarmi. Ma ci deve essere certamente un altro modo di giocare agli indiani. Grande Caporosso deve tornare al campamento. Avvertire sua tribù che Vigi Pallidi arrivano. Caporosso vuole cavallo. Oh no, questo no. Se William fa il cavallo, glielo rendi il suo orologio? Dopo Viso Pallido cavallo. Non ci sto, mi rifiuto. Li parlerò in indiano, Gibbo. Fai pil capa va pallo che dopo lo freppeghiamo po. Copo me pe voipi. Cosa ha detto Viso Pallido? William farà da cavallo, Gibbo. È vero, William? Sì. Resta là! Cavallo va lì! Quanto è lontano l'accampamento? 10 miglia per accampamento. Ci sarà una scorciatoia. Buono! Buono! Fermoli! Lascio! Fermo! Fermoli! Hai visto, William? Gli ho preso anche il coltello. Perché far prendere il sopravvento ai bambini? Lo chiami ancora bambino. E ora Gibbo basterà con queste sciocchezze. Lingua biforcuta, fregato Caporosso. Caporosso non dimentica. Il cuore mi dice che il nostro trionfo è solo provvisorio. Viso pallido non fesso. Grazie, Gibbo.
Non è meglio legarlo prima di andare a letto? William, gli ho tolto il coltello. Abbiamo nascosto ogni altro corpo contundente. Cos'hai da preoccuparti? Ricordi che mi ha detto prima di addormentarsi? Sciocchi, ce l'ho sentito, sì. Te lo ricordi? Sì. Cosa ha detto? Ha detto di a viso pallido di pregare il dio dei visi pallidi e dirgli addio. E poi cosa ha detto? Capo Rosso non dimentica. E tu dici che non c'è da preoccuparsi? William, se insisti in questo tuo atteggiamento, preoccuperai me. Beh, in due si soffre meglio. So, William, facciamoci una bella dormita. Capo Rosso non dimentica. Sli. Svegliati, non muoverti. Sli, non far vedere che hai paura. Io non ho resistenza. Presto, sull'albero, William! Gli orsi non ci salgono? Sta arrivando, lo sapremo subito. William, credo che sia vegetariano. Non mi importa che dieta segue, basta non assaggi me. Scacci l'orso sulla collina? Sì, mandalo via, mandalo via! E poi cosa mi date? Ti restituirò il coltello, Gibbo. E anche il tuo orologio, William. Certo, con piacere. Prendi anche la catena. Slick, anche il tuo orologio voglio. Sì, Gibbo, arriva subito. Ma mandalo via. E poi giocate tutti e due agli indiani con me? Tutto quello che vuoi, Giri, tutto quello che vuoi, Gibbo. Va bene. Tu, va via di lì! Va via! 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 Va via di lì! Cammina via! 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 Cammina via! 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 Cammina! Via! 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 Su, via! Cammina via! 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 Ecco, ora potete scendere. Giochiamo agli indiani. Presto, se non volete che richiami l'orso! Energia! È con grande piacere che mi accingo al gioco. Shh, William,
Questa è stata la notte più nera della mia vita. Sento che non gliela faccio più. William, ti dovresti vergognare. Far fiaccare il tuo spirito da un bambino. Ora basta, Slick. Da lui subisco, ma da te no. Ma se hai paura quanto me. Io ho paura? Sì, tu. Ha detto che all'alba ti darà fuoco e hai paura che lo faccia. Il bello è che lo farà. E se ti sento ancora fare il coraggioso... William, hai ragione. Ho tanta paura. Ah, ora sì. Poter resistere finché il padre ci darà i soldi. Se li darà. William, ci vorrà un po' di tempo. Quanto tempo ancora? Nel biglietto gli ho scritto di portare la somma alle 6 di domani sera. Oh, no. Beh, dovevo portare il tempo per trovarla. Che ore sono adesso? Devo svegliare Gibbo per chiederglielo. William, che diavolo ti sta succedendo? È una domanda idiota. Dov'è Gibbo? Cercherà dei vermi per metterceli nella minestra. Che cosa hai fatto all'occhio? Mi ha tirato con la fionda un sasso grosso come la tua bombetta. Io ti consiglierei di mettere l'occhio a bagno, no? Mentre ero intontito, con una spinta mi ha messo a sedere sul fuoco, perciò tengo il coso a bagnomaria. La notizia che sto per darti non ti farà stare meglio. Non dirmi che non hai i soldi, eh? Su, aiutami. No, William. I soldi non li ho avuti. Slick, scorda i 1500, riduci a 1000, a 500, toglili dalla mia parte. Guarda che m'ha fatto. Sì, sì, ti capisco, ma aspetta che ti legga questa. Da parte del padre di Gibbo. Dice, signori, siamo noi. Vi sono vicino con il cuore, partecipo alla vostra sventura e vi offro con la presente una controproposta. Per 250 dollari in contanti, io vi libererò dalle mani di Gibbo. Andato fatto, ce ne andiamo e lasciamo qui il mostro. Ha previsto anche questo, William. Dice, per vostra conoscenza, io sono lo sceriffo di questo paese e c'è una sola strada per uscire da dove siete adesso. Come facciamo? Se la mia proposta vi interessa, signori, sarà bene che riportiate Gibbo a casa quando è notte, che altrimenti i villici, avendo già festeggiato la sua perdita, potrebbero linciarvi. Firmato Oronzo Dorset. Si è mai sentita tale rusticana inesorabile impudenza? No, non mi sembra che l'offerta sia stata poi tanto esosa. In fondo che sono 250 dollari? 250 dollari rappresentano tutto il nostro avere. Slick, ti prego. Ti scongiuro, ti imploro. È vile denaro, ti prego, paga. Siamo d'accordo se insisti tanto. Ma per rendere Gibbo dobbiamo prima prenderlo. Ora io consiglierei sempre che tu... Eccolo. Buongiorno, Gibbo. Ciao, Slick. Non ti hanno dato i soldi, eh? Invece sì, li ho tutti qui dentro. Come? Il babbo ti ha pagato? Certamente. Fa vedere. Sono qui, se li vuoi vedere. T'ho preso. Non muoverti, Gibbo, ti faccio male, eh? Ti tengo, Gibbo. Mi arrendo. Ah, William. Per me? Grazie, Gibbo. Ho cambiato idea su di te. Sì, sei gentile. Continui a non piacermi, però sei anche fesso. Perché? Cosa hai nelle mani? I fiori che mi hai dato. Non sono tutti fiori. C'è anche un bel po' d'erba velenosa. Velenosa? Maledetto! William! No, una carezza sola, ti prego! Dammela, questa soddisfazione! 220, 225, 200... Babbo, non ci voglio restare qui, voglio andare con loro! Torcigli il braccio, Oronzo! No, sto buono.
235, 240, 245. Chi dia un'altra contata, signore. L'ultima carta da 5 dollari è da 1. Via, Slick. Sì, ha ragione, signora. Grazie per avermi corretto. 245 e con questa 250 dollari. Se loro volessero investire questa sommetta in un affare sicuro. Slick, quanto è distante la statale? Non è lontano. Riuscirà a tenerlo fermo? Beh, non ho più la forza di una volta, ma posso garantirvi almeno 10 minuti. Ve ne saremo molto grati. Addio, Gibbo. Addio, Gibbo. Addio, Slick. Addio, William. Spero che ci rivedremo. Su questo, Gibbo, ho i miei dubbi. Non ci contare. Quel ragazzo è una miniera d'oro per voi. Arriva nessuno? Nessuno. Non rallentare. Messi in fuga da un moccioso. Tu non hai cervello e io non ho coraggio. Ah, una combinazione invidiabile. Sli, ora cosa faremo? Smerceremo quelle azioni della miniera d'oro che hai fatto tu. Ah, non avrò più il coraggio di vendere quella roba. Riacquista fiducia in te stesso. Davanti a noi si stende un mondo senza Gibbo. Agli inizi del secolo qualcuno sostenne che a New York solo 400 persone erano degne di interesse. Dissenziente O'Henry scrisse un libro che intitolò I 4 milioni. Per lui tutti erano interessanti. Ora i 400 sono stati quasi dimenticati. Mentre dai 4 milioni, Il dono dei magi è ancora un racconto fresco e vivo come il giorno che fu scritto. O'Henry disse che i magi erano i saggi, uomini meravigliosamente saggi, che portarono doni al bambino nella capanna. Essi crearono l'uso dei regali natalizi e tale uso era ancora rispettato all'inizio di questa storia, nell'anno del Signore 1905. Buongiorno, signora Young. Buongiorno, signor Schultz. Come va la sua lombaggine? Eh? Ho detto, come va la sua lombaggine? Non ci sento! I complimenti alla cuoca per il caffè di stamane. Oh, l'ho fatto io il caffè stamane. Oggi la cuoca è fuori. Ho dato la libertà a tutta la servitù. È la vigilia, sai? Ah, sì, la vigilia. E ancora non ti ho comprato il regalo. Ma meglio così. Tanto ho cambiato idea di nuovo. Oh. Sì, ci ho ripensato per la collana di diamanti. No, io preferisco la pelliccia di foca. Vedi, è l'unica pelliccia che mi manca e insomma proprio mi occorre. Sì, dopo pranzo te la compro. A proposito di pranzo, dimmi la verità. Non ti sei stancato di andare tutti i giorni nei grandi restaurant? Una volta tanto non gradiresti qualcosa fatto in casa, dentro questa bella scatola? Ah, sarebbe molto carino. Beh, sei servito. Petto di tacchino, ciliegie in guazzo, qualche marron glacé, vediamo. Ah sì, qualcuno di quei fondant di cui andavi matto in luna di miele a Parigi. Della? Sì? Non è orribile non avere sul serio tutte queste cose? Io ho te. E ti ho sul serio. Batte il quarto. Beh, vediamo se San Benedetto è preciso stamani. 7:14, va un minuto avanti. Lui mi concede un altro minuto per dirti che ti amo. Oh, Jim. Via, lo sai il tempo che perdo a pettinarmi. Ricordo quando ti vidi per la prima volta. Giusto un anno fa. A Natale, alla festa dei Gregors. Pensai. Un giorno devo toglierle le mollette per vederle i capelli scendere giù fino alla vita. Ah, ti avrei sposato pur di riuscirci. Ma signor Young, che pensiero sconveniente.
No, davvero? Ah, fui felice di essere venuta a quella festa. Ti notai quasi subito e dissi a me stessa: se è sposato, chiederò alla moglie di cedermelo. Oh, signora Young, che pensiero sconveniente. No, davvero. Credevo non ci presentassero mai e così ti chiesi l'ora, ricordi? E tu tirasti fuori il tuo bello orologio e io pensai: deve essere molto ricco. Per un meraviglioso attimo in quella sala non ci fummo che tu e io. Tu e io e nessun altro al mondo. Tu con i tuoi splendidi capelli. E tu con il tuo splendido orologio. È bello, vero? Il più bello di New York. Ci vorrebbe un bel ciondolo di platino invece di questo brutto di pelle. Jim! Ma sicuro! E io che non sapevo che regalo farti per Natale. Un bel ciondolo di platino, con diamanti, come la mia collana. Ci avevi rinunciato, ricordi? Per la pelliccia di foca. Possiamo comprare tutte e due? Le 7:23. No, se non vado in ufficio a fare un po' di soldi. Aspettami un secondo. Facciamo la strada insieme fino al macellaio. Come va la lombaggine, signor Schultz? Va meglio oggi. Buongiorno, signor Young. Oggi è l'ultimo giorno. Domani potrà starsene caldo in casa a riguardarsi. Grazie a Dio non li ha comprati, erano orribili in testa a lei. Un tempo erano di una imperatrice cinese. Costano 25 dollari. Jim, ma come l'ho... domandato, appena ieri l'altro. Pensavo che se non erano la troppo cari... La collana di diamanti va molto meglio sulla pelliccia di foca. Ora andiamo, fai tardi all'ufficio. Allora, che vuoi stasera a cena? Senti, Jim, non ti è venuta noia l'aragosta? Che ne diresti di una gallina ripiena con una buona salsetta verde? Fa quello che vuoi tu, fammi una sorpresa. Purché tu non stia troppo in piedi, il dottore... La Schultz mi ha detto che camminare mi fa bene e lei ne ha avuti 7. Cosa serviamo? Io vorrei un etto e mezzo di manzo e poi anche due salsicce. Basteranno per fare il polpettone per due persone sole? Io direi di sì. $1, $1.25, 60, 75, 80, 85, 86, 87.
Che ci compra uno con un dollaro e 87 centesimi? Lei? È lei, Maurice? Sono io. In che posso servirla, madame? Lei compra capelli? Se sono belli, sì. Comprerebbe i miei? Beh, prima vediamoli, madame, prego, si accomodi, si siede. Madame, ma sono magnifici, sono bellissimi. Che qualità, che morbidezza, che splendore. Ma non sono male. Le posso dare 20 dollari? 20? Mi servono, voglio dire, non potrebbe darmi almeno qualcosa di più. Facciamo 22,50. 20 dollari è il mio prezzo per questa lunghezza e questa qualità. Prendere o lasciare? Bene. Vuole tagliarli subito prima che io cambi idea? Oh, naturalmente, madame, naturalmente. Vediamo. Ora sarà meglio che chiuda gli occhi. Mi sbaglio o va indietro? Hai ragione. Va indietro 4 minuti. Signor Young. Sì, signor Camp. Lei mostra molto interesse per il tempo. Sì, signore. Le posso ricordare allora che il suo tempo io lo pago 17,50 dollari la settimana. Sì, signore. E a 54 ore la settimana fa circa 33 centesimi ad ora, quasi mezzo centesimo al minuto. Sì, signor Camp. Il tempo, giovanotto, è denaro. La vigilia qui è solo la sera del 24 dicembre. Ha ragione, signor Camp. Per 2 centesimi gli romperei. Quanto sono 2 centesimi? 4 minuti. Speravo ci buttasse fuori prima oggi. Devo comprare il regalo a Margaret. Tu cosa compri a tua moglie? Non lo so. Tutto dipende dalla gratifica natalizia che ci darà il vecchio. Non credo che saranno 500 dollari. 500? Poco probabile. Beh, tanto costa una pelliccia di foca. Dimmi, Bill, perché una donna vorrà mettersi la pelle di una foca? Ma chissà. Shh, rieccolo.
Signori, un minuto di attenzione. Spiacente di comunicarvi che poiché quest'anno gli affari sono andati molto male, come voi che tenete i conti saprete, non saranno elargiti premi natalizi. Comunque, dato che non vi ho offerto il consueto rinfresco di Natale, aggiungo la quota parte del costo del rinfresco ai vostri stipendi. Ciascuno di voi riceverà $3 in più. Buon Natale. Coraggio, Jim. Con quei $3 potrei comprare un borsellino di foca. Guarnizioni in platino. È molto fine, eh? Per suo marito? È semplice ma di innegabile valore. Sì, l'ha perfettamente definito. Credevo dicesse di Jim, mio marito. Ma perché no? Del valore ne avrà se lo ha sposato lei. Oh, grazie. Questo è l'unico di tanti che ho visto che sia bello come il suo orologio. Quello non è un orologio qualsiasi. Era di suo padre e prima di suo nonno. E andrà certamente a nostro figlio, se lo avremo un figlio. Sì, lo avrete. Lo avrete maschio. Questo vi porterà fortuna, scommetto. Signor Menchi, ho soltanto $21.87, però io proprio vorrei portarmelo via subito. Potrei darle il resto più in là. Cosa sarebbe questo più in là? Non sono mica un droghiere che vende a credito. Per lei farò un prezzo speciale. $20. Signor Menchi, grazie, grazie. Signor Schultz, glieli ho già fatti gli auguri? Non lo so, mi pare di sì. Glieli rifaccio, voglio che tutti passino un buon Natale, anche Babbo Natale. Dio la benedica. Mi ami lo stesso. Ti prego, fa che mi ami lo stesso. Oh, ma dov'è Jim? Non l'ho più visto. Ehi, Jim, vieni. Si va tutti al bar qui in piazza a farci un poncio. Ci stai? No, no, grazie, oh, ragazzi. Oh, andiamo, forza. È la vigilia. No, mia moglie è sola. Starebbe in pensiero. Buon Natale. Buon Natale a te. Povera, ce lo tiene a catena, eh? Hai mai visto sua moglie? No. Scusi. Ci staresti a quella catena. Ciao! Non accendere! Perché? Oh, Jim, non guardarmi in quel modo. Ricresceranno, lo sai come mi crescono presto i capelli. Ma che cosa?
Li ho tagliati e li ho venduti, perché non potevo lasciar passare il Natale senza farti un regalino. Te li sei tagliati? Sì, li ho venduti. Ma non ha molta importanza, vero Jim? Sono sempre io, anche così. Non posso crederci. I tuoi capelli... Non li hai più. È inutile che li cerchi, li ho venduti, ti ho detto. Oh, Jim, dimmi che non ha importanza. Dimmi che sto bene, anche se non è vero, dimmelo. Buon Natale, e apri il tuo pacchetto, tesoro. E va bene, gioia. Così stai bene. Oh, ci vuole altro che questo perché ami meno la mia donnina. Sei sincero? Sincero. Io mi sono fermato per strada e ti ho comprato qualcosa. Oh, Jim! Vedrai, i miei capelli ricresceranno presto. A primavera potrò metterli. Oh, ma tu non hai ancora visto il mio regalo. Non è una meraviglia. Tirerai fuori l'orologio 100 volte al giorno ora. Metticelo, vediamo come ci sta. Bella, cara, perché non mettiamo via i regali di Natale per un po'? Sono troppo belli per goderceli ora. Vedi, ho venduto l'orologio per comprarti i pettini. Oh, Jim.